Ciao da Paolo Milanesi, ti parlo del fiore di Bach Red Chestnut, cioè l'ippocastano fiore rosso. E questo fiore è indicato per chi è sempre in apprensione per i propri cari. Ad esempio, è apprensivo perché teme che possa succedere qualcosa ai propri cari, temono incidenti o malattie di amici e parenti. È una paura che comunque finisce per danneggiare, anche le persone che si hanno di fianco. Perché è un conto avere delle paure reali, è un conto avere delle apprensioni che finiscono per anche, diciamo, togliere serenità a chi ci sta attorno. Quindi Red Chestnut è il fiore dell'indipendenza. Quindi si passa da una simbiosi anche al riconoscimento di essere individui autonomi e lasciare le persone crescere individualmente. Ognuno di noi è responsabile del proprio progetto di vita. La reciproca ingerenza nel piano dell'altro, benché inconsapevole, è un'intromissione nella sua personalità e di conseguenza una trasgressione della legge del tutto cosmico. Sono in grado di distinguere i miei pensieri e le mie emozioni in modo più consapevole e rispetto i confini della mia personalità e quella degli altri. Red Chestnut, il fiore dell'indipendenza.